Buonasera. Prima di introdurci nei vari argomenti della conferenza stampa, voglio ringraziare il direttivo della Gelbison, i vari collaboratori, i team manager, magazzinieri, custodi, chiunque ha collaborato molte volte gratis con la società per migliorare l'andamento della squadra. Chiaramente un ringraziamento va anche ai giocatori e allo staff tecnico ed in primis all'allenatore De Felice, che nonostante tutto è riuscito a farci raggiungere un record, quello di essere una squadra nella provincia di Salerno e forse in Campania che ha militato per più anni consecutivi nella Serie D. Ringrazio anche i vigili urbani e i carabinieri per la loro collaborazione, come i dipendenti della Misericordia che sono presentati ogni domenica in campo per darci un'assistenza medica. Ringrazio il dottore Oricchio che gratis è venuto allo stadio, come anche i suoi colleghi che qualche volta l'hanno sostituito. E un ringraziamento, un abbraccio particolare ai veri tifosi. Un anno fa io ho preso le redini di questa squadra all'ultimo momento e con un certo entusiasmo, anzi con molto entusiasmo, forse con tanta incapacità, ma sicuramente con molto entusiasmo. Oggi invece esprimo solo amarezza. Ma perché esprimo amarezza? Perché la società è stata lasciata sola. Pochi hanno collaborato, molti hanno remato contro, forse perché Ottavio De Ippolitis è antipatico o non ha consentito a qualcuno di lucrarci anche il 10 euro sulla società. Sicuramente questo è stato il motivo. Sono antipatico, ma io dico solo una cosa. La squadra negli anni passati è stata retta da un presidente con il quale io avevo un giudizio, un contenzioso in corso, perché ha fatto dei lavori e mi doveva risarcire. E io pure, da buon tifoso, ogni domenica mi sono presentato al campo e ho pagato il biglietto, nonostante il presidente onestamente mi stesse sullo stomaco, proprio perché o, non voglio dire avevo, o ancora, non so fino a quando e per quanto tempo, un attaccamento morboso alla Gelbison. Molti sono venuti meno alle parole. Quello che mi ha più dispiaciuto è che tante persone, tanti commercianti, tanti imprenditori, prima hanno promesso mare e monti. Non ti preoccupare, darò tanto, farò questo, farò quello. Ma la cosa assurda, professionisti hanno tirato la loro parola fino all'ultimo. Chiaramente oggi il campionato è finito e non daranno un centesimo, ma lo potevano dire, come alcuni l'hanno detto all'inizio, con molta chiarezza e molta onestà. Perché l'ipocrisia è una cosa che io odio e non porta da nessuna parte. Ah, un attimo solo, scusatemi, mi ero dimenticato di ringraziare gli steward. Chiedo scusa perché io non l'avevo segnato, ma non li ho letti. Di ringraziare gli steward che gratis sono stati sotto l'acqua e sotto il vento per garantire un buon esito della partita. Il discorso qual è? Io e il consiglio direttivo siamo dimissionari.
se c'è qualcuno che vuole rilevare la squadra, siamo pronti a cederla. Ovviamente ci sediamo a tavolino e ne parliamo, perché abbiamo diverse richieste, anche da società esterne, di comprare il titolo della Gelbison, perché la Serie D qualcuno se lo ficcasse una volta per sempre nel cervello, ammesso che ce l'abbia, è altro che lusso. Per Vallo della Lucania e per quei pochi tifosi che sono vicini alla squadra è un super lusso, perché molti tifosi, o presunti, anzi molti presunti tifosi, studiano la notte come pagare un biglietto ridotto, come entrare gratis, cercando di risparmiare 5 euro, e poi hanno pure delle pretese, non solo. Ma la cosa che più mi ha dispiaciuto è che noi siamo stati offesi personalmente dei nostri sacrifici in termini di tempo e dei nostri sacrifici economici, se ne sono sbattuti. Allora ditemi che ci dobbiamo castrare per la Gelbison, perché dobbiamo fare contenti queste poche persone, perché poi alla fine sono poche. Perché prima di venire qui ho avuto 3 o 4 messaggi di persone di un certo rilievo, i quali hanno fatto il complimento al direttivo della Gelbison e alla squadra. Io le critiche degli altri non le ho mai considerate, soprattutto se sono pervenute da persone a me inferiori ai componenti del direttivo. Io sicuramente non ho mai parcheggiato la macchina nella zona dei disabili. Qualcuno lo ha fatto, lo ha fatto, o lo fa, o qualcuno lo ha fatto. Anzi, ha preteso pure di farlo, di andarci a parcheggiare se lo trovavo occupato. Poi ho capito di che cosa fosse disabile e dove fosse disabile. Sicuramente io ho fatto il professionista per 44 anni in maniera seria e corretta, come gli altri componenti del direttivo, ognuno ha fatto il suo lavoro, in maniera seria, corretta ed onesta. Sicuramente i soldi che ci abbiamo messo provengono dalle nostre tasche, la politica non ci ha aiutato, come non ci hanno aiutato altri, molti imprenditori, molte grosse società. Perché dobbiamo sacrificarci ed essere offesi? Io non ho mai offeso nessuno sul piano personale. Ho potuto non considerarlo, ma evidentemente non meritava la mia considerazione. Come non meritava la considerazione dell'intero direttivo. Siete più bravi, forza, venite. Sono contento, ma non per voi, sono contento per la Gelbison, che sicuramente migliorerà. E dovrà migliorare. Quest'anno alcune cose non sono andate al verso giusto, ma certamente non per nostra volontà o per nostra colpa. Ci sono stati una serie di infortuni. Certo, come eravamo partiti, potevamo veramente fare le cose strabilianti. Però devo dare atto a De Felice che ce lo disse subito. Mettiamo i piedi a terra. Perché ho esperienze di squadre che poi hanno avuto un crollo. L'assurdità del nostro crollo, del crollo dei giocatori, si è avuto con le squadre tecnicamente inferiori. Oggi sicuramente se fossimo stati secondi, terzi, quest'aula sarebbe stata piena. Tanti denigratori sarebbero arrivati con le bandiere per cercare di salire sul carro dei vincitori. Questo è Vallo, e vi dico molto onestamente, Vallo non merita una squadra del genere, e Vallo non merita neanche una dirigenza come la mia. Non lo merita, perché noi siamo persone serie, corrette, ben pensanti, e sicuramente non abbiamo gestito la Gelbison per farci i nostri affari, anzi, perché l'affare qualcuno
l'avrebbe voluto fare e come. E questi qualcuno, li sappiamo benissimo, solo che io, essendo una persona seria, non ne faccio nome e cognome, né li dico circostanze che possono individuarle. A me se uno mi saluta gli rispondo, anzi molte volte sono io che lo saluto, perché il saluto deve essere reciproco, ma certamente non rispondo ai cretini, come certamente non voglio essere salutato dai cretini. Quindi amici miei, datevi da fare e soprattutto mettete mano alla tasca per poter gestire la Gelbison, perché il Vallo non vi dà la possibilità economica di poterla gestire se non con un grosso sacrificio personale dei componenti del direttivo. Si è tanto denigrata la Juniores, e qua c'è l'avvocato Striano che ne è stato il referente, si è tanto criticata, una squadra fatta tanto per non pagare la multa. Ma se i vari calciatori se ne sono voluti andare con i loro piedi, anzi, ci hanno pure minacciato di non venire ad allenarsi. Però non si è detto che negli anni passati le squadre juniores si arrabattavano con le persone che passavano in mezzo alla strada pur di non pagare la multa. E non si è detto in maniera elogiativa dei pregi che ha avuto la scuola calcio, ultimo un premio ieri da 105 TV al migliore allenatore della scuola calcio. Non si è detto che diversi ragazzi sono andati in rappresentativa, no, tutto questo si tace, si dice che bisogna aprire le porte, io farei così, io farei colà, ma chi sono questi soggetti? Fanno quello che vogliono a casa loro, ma dei loro consigli onestamente noi non ne abbiamo bisogno. Siamo sicuramente più capaci, quantomeno nel parlare italiano. Io non voglio leggere un messaggio che è stato scritto, ma c'è veramente da mettersi le mani nei capelli. Italiano scorretto, presunzione assoluta. Io so solo che sono stati cacciati dalla Gelbison. E forse l'unica cosa che hanno fatto bene nel passato, oltre a quella a mantenere la categoria. Io non mi maschero dietro un titolo professionale. Io il titolo professionale ce l'ho, me lo sono conquistato sul campo, come gli altri. Ce lo siamo sudato. E sicuramente, consentitemi, l'ho onorato, il mio titolo professionale. Io sono curioso di sapere domani mattina chi di voi o per voi si farà avanti a chiedere di gestire la Gelbison. Sono sicuro che non verrà nessuno. È forse la migliore soluzione, perché il titolo lo daremo ad un'altra squadra. E mi andrò a vedere una partita in tranquillità. Sul dato tecnico non dico niente, perché c'è il mio direttore sportivo, il nostro direttore sportivo, che ha avuto sempre la massima fiducia da tutto il direttivo, benché si dicano cose diverse, benché si sono dette tante bugie, pur di fare le donnette del mercato in televisione. Io non ho altro da dire. Per cui, grazie a chi mi è stato vicino e grazie anche a chi non mi è stato vicino e ha fatto delle critiche gratuite. Almeno gli ho consentito qualche ora di visibilità, qualche ora di vita. Perché da domani può darsi che cadano nel dimenticatoio e non saranno niente e nessuno. Grazie.
io chiedo scusa a tutti perché io l'anno scorso dissi che andavo via, però per colpa dell'avvocato dei Polis, perché è sua la colpa, mi sono trovato pure quest'anno in questa situazione. Vi chiedo scusa perché probabilmente ho chiuso il campo, non lo so, non potevano entrare le persone. Comunque io sono stato, per volere dell'avvocato dei Polis che mi ha telefonato e mi ha chiesto la cortesia di dargli una mano, io mi trovo qua dopo 4 anni che sono stato qua, perché io ho fatto un attimo l'elenco degli anni che sono stato nella Gelbison, iniziando dal famoso Erra, il quale Erra l'ho preso io nel mio studio insieme a Carmine Mainenti. Quindi la paternità di Erra può essere solo mia e basta, non può essere di nessun altro, quindi è inutile che ci prendiamo meriti che non abbiamo. Quindi voglio dire, iniziando da Erra, io sono 4 anni con quest'anno che sto nella Gelbison, e quest'anno, pure se viene mio padre, io sto fuori, perché è una cosa impossibile, perché il problema è questo. Vallo della Lucania, avvocato, lei dice bene, Vallo della Lucania ha il titolo, è suo, è della città, ma Vallo della Lucania è una cittadina di 8.000 abitanti. Noi abbiamo fatto i salti mortali per salvarci all'ultima domenica, abbiamo fatto schifo, abbiamo fatto una squadra che non serve a niente, perché Vaccaro non serve a niente, Grieco non serve a niente. Però io, come direttore sportivo, che l'avvocato mi ha dato questo onore anche quest'anno e quest'onere, sono stato capace, dove Nardò, Sarno, Nola, Gragnano, Pomigliano, Ercolano e Granata, quindi Ercolanese e Granata, città di in media 40.000 abitanti, non sono stati capaci. Quindi questo dobbiamo partire da questo presupposto se vogliamo parlare Gelbison, perché se poi vogliamo fare polemiche potremo fare quando volete, ma i dati sono questi. Noi abbiamo salvato la Gelbison a discapito di queste società. Noi abbiamo salvato la Gelbison vincendo al Nardò, e l'ultimo gol al 90° l'ha fatto Evacuo. Quindi è meglio che diciamo le cose come sono, perché sennò si parla a vanvera. Io personalmente ho fatto una guerra per prendere Grieco, per prendere Vaccaro, contro il Presidente, e mi deve scusare, è vero Presidente? Ho fatto una guerra, però se non prendevo Grieco e non prendevo Vaccaro, noi eravamo scesi, sono stato chiaro. Quindi questo è il problema. E se la squadra nelle ultime 8 partite ha fatto schifo, e io sono il primo a dirlo, perché io sono il primo che sono andato negli spogliatori e a fare una guerra, ma io l'ho capito dall'inizio, non è che l'ho capito... l'ho capito già a dicembre che stavamo in una brutta situazione. Io ho cercato in qualche modo di portare avanti la situazione, di salvare la squadra. Mo è inutile che iniziamo, pure ieri sera dobbiamo ringraziare al Nardò. Il Nardò è stato picchiato a Nardò per 3-2, al 90° Evacuo ha fatto un gol che si vede in Serie A. Questo è il discorso. Eh beh, Presidente, a chiusura di questa conferenza stampa animata, ecco, a tratti dai toni un po' più alti, però come dire, è necessaria per far chiarezza su quella che è stata la sua esperienza alla guida della Gelbison. Un po' di delusione, un po' di amarezza? Certo, un po' di amarezza e un po' di delusione, però mi fa piacere tantissimo che alcune persone che io conoscevo e con le quali mi davo del lei e oggi mi do del tu, mi abbiano fatto dei messaggi di augurio, dei messaggi di solidarietà. Forse devo onestamente dire che ho ricevuto più aiuto dai tifosi non vallesi che dai vallesi. E a me questo dispiace, perché pensavo che il tessuto sociale di Vallo e morale fosse un poco diverso, ci fosse più attaccamento alla squadra, più attaccamento ai colori. Ripeto, io sono andato al campo anche quando il Presidente, non dico era mio nemico, ma era mio avversario in una causa, proprio per l'attaccamento alla Gelbison. Io l'ho presa con tanto entusiasmo, proprio perché quei colori, sono nato con quei colori. Io non nascondo di essermi emozionato la prima volta che sono andato sul campo e alla nostra prima vittoria. Però dopo sono rimasto deluso, questa è l'amarezza, perché magari poi ho visto che molti che facevano finta di avvicinarsi si sono allontanati per farsi i loro interessi, o si avvicinavano solo esclusivamente per interessi poi molte volte anche spiccioli,
Non lo so, non è che poi nella Gelbis non ci siano tali e tanti interessi economici da poter farne un guadagno gestendo diversamente. Certo, siamo rimasti soli perché nessuno ci ha dato una mano. Le istituzioni si sono tirate tutte indietro. Vogliamo fare un esempio. Anche nel richiedere un servizio, pattuiamo il costo, il servizio ci viene reso, poi a metà campionato no, non possiamo farlo a questo prezzo. Avete visto un muro praticamente. Un muro, perché? Perché qualcuno mi ha detto che non devo dare soldi alla Gelbison, ma io ti pago. Sì, lo so, io ci pago, ma però sapete, non posso fare diversamente. E allora, se qua domani mattina facciamo la processione di San Pantaleone e qualcuno dice non dobbiamo fare la processione, non dobbiamo dare i soldi per la festa di San Pantaleo, è padronissimo di farlo, ma poi non può venire a criticarci o ad offendere. A me quello che dispiace è che siamo stati offesi da gente che non va niente. Ora, Presidente, certo, ci ha fatto un po' male sentirla dire sono pronto a vendere il titolo, perché la città di Vallo non lo merita. Forse la sua era anche una provocazione per risvegliare un po' l'attenzione. Però siamo un po' preoccupati ora, questo titolo, che fine farà? Insomma, qual è il futuro della Gelbison? Allora, sì, io mi auguro che da domani mattina qualcuno che abbia serie intenzioni si faccia vivo, ci sediamo a tavolino e concordiamo i metodi e i momenti del trapasso della dirigenza, affinché la squadra possa stare in Serie D anche per tanti anni, e sicuramente andrò al campo come tifoso. Però è vero, io forse l'ho gettata là con troppa veemenza la cessione del titolo, ma perché sono tutti pronti a farsi avanti, ma contemporaneamente tutti si fanno indietro. Cioè vanno trovando coloro che gettano soldi e loro possono criticare. Questo è il punto. Allora, se Paolino va via, De Luca credo che vada via, Schiavo va via, io me ne sono andato, chi la dirige la Gelbison? Ci vogliono parecchi soldi, non è un campionato dove ci si esce con 10.000 euro, no, non ci pensiamo proprio. Noi siamo una delle squadre che spende meno, una delle squadre che ha meno bacino di utenza. Io molte volte ho incassato più dalla tifoseria ospite che dalla tifoseria locale. Mi vedevo in tribuna 30 persone, anche quando la squadra andava bene. Quindi, perciò sono amareggiato. A chiusura di questa sua intervista, che cosa si sente di dire alla città di Vallo, ai tifosi, alla comunità cilentana? Auguri, ad maiora. Io auguro alla Gelbison e alla comunità cilentana, anzi forse sarei contentissimo se la Gelbison diventasse il faro della comunità cilentana, ma ci credo poco, perché ognuno poi guarda il suo campanile, alla squadretta del suo paese. Io auguro il meglio alla Gelbison, anzi gli auguro di andare in Serie C, anche se la Serie C è difficile anche per altri motivi, non solo economici, ma soprattutto come bacino di utenza e come disponibilità dello Stato. Però io auguro a chi viene di farsi avanti, gli auguro il meglio, anzi se li posso, mi chiede qualche suggerimento, glielo do volentieri. Ma sicuramente non mi ergerò mai a persone che dirà se fossi stato io, se ero io, se io farei così e io farei colà. Questo non è mio costume. Il prossimo presidente però deve essere cosciente e consapevole che è un progetto difficile da portare avanti e che quasi sicuramente resterà solo. Sì, credo che ormai questo si sia capito, salvo che riesca a porsi alle spalle, davanti a grosse istituzioni che lo foraggiano non solo economicamente, ma a parte il discorso economico, a me quello che più dispiace è anche la mancanza di un sostegno morale. Certamente quando la Gelbison ha perduto, io non credo, non ero contento. Se qualcuno ha pensato che fossi stato contento ha sbagliato, come non erano contenti i calciatori, non erano contenti l'allenatore. Quindi in quel momento, invece di unirci, si è fatto di tutto per disunirci, per creare zizzania così gratuita tra le varie
pochissime componenti che seguono la squadra. Grazie. È vero che i tifosi erano divisi tra di loro. Grazie Presidente. Prego, prego. E auguri. Auguri a tutti voi, grazie. Alla Gelbi soprattutto, grazie.